Federico Fornaro di MDP. Grazie innanzitutto a voi dell'invito e un grazie anticipato per la battaglia che farete su questo tema che purtroppo nel nostro paese è considerato spesso un tema per gli addetti ai lavori, quello degli sistemi elettorali, e tra gli addetti ai lavori si ha anche la tendenza troppo spesso a dire che ci sono temi più importanti, dimenticando che i sistemi elettorali, le leggi elettorali sono il cuore della democrazia. Io condivido moltissime delle cose che sono state dette e la critica che sono state fatte più autorevolmente di me. Da me. Vorrei concentrarmi però su due aspetti. Il primo è la truffa semantica che è in questo momento in atto, propagandistica, di cui bisogna prestare molta attenzione. Tenuto conto, lo ricordo, che non stiamo parlando di tempi biblici, perché, come mi ricordava la collega Roberta Agostini, che è membro della Commissione Affari Costituzionali della Camera, questa settimana si voteranno gli emendamenti. La legge elettorale va in aula alla Camera la prossima settimana, quindi è in queste ore, in queste settimane che si gioca la partita fondamentale, salvo poi il passaggio al Senato. La truffa qual è? Per esempio si inizia a dire che Rosatellum 2.0 in realtà è un Mattarellum inverso, si dice che sono state reintrodotte le coalizioni, si fa cioè un tentativo di rimando a quello che rimane sicuramente uno dei sistemi elettorali che meglio hanno funzionato, dimenticando però che il cuore, ad esempio, del voto al Mattarellum alla Camera era la doppia scheda, che si votava da una parte per i candidati all'uninominale che non avevano i simboli di partito ma avevano il simbolo della coalizione, e poi in una seconda scheda i partiti. Nella scheda del Senato invece non c'erano neppure i simboli dei partiti, ma soltanto quelli delle coalizioni. Questo è un punto fondamentale, si nega il diritto al cittadino di scegliere il rappresentante del proprio collegio, perché il voto unico, l'assenza del voto disgiunto, fa sì che l'elettore può scegliere soltanto all'interno di questo rettangolo maledetto in cui c'è il candidato uninominale e i simboli dei partiti, sottraendo quindi questo diritto fondamentale, questa possibilità di scelta che era stata utilizzata, devo dire, con grande intelligenza dagli italiani nelle elezioni in cui il Mattarellum, per esempio, era funzionante. L'altro punto, sono finte coalizioni perché non hanno un simbolo di coalizione e di fatto sono smontabili il giorno dopo l'elezione del nuovo Parlamento. L'obiettivo è abbastanza chiaro: far credere che ci siano le coalizioni, salvo poi pensare a governi trasversali il giorno dopo. Rimane poi un vulnus fondamentale: questo il Rosatellum 2.0 restituisce un Parlamento che al minimo sarà composto per il 64% da eletti in liste bloccate, ma in realtà con il meccanismo delle pluricandidature è possibile stimare un 80% di eletti non direttamente dai cittadini, e credo che questo sia un elemento assolutamente inaccettabile. Inaccettabile non soltanto da un punto di vista politico, ma io credo anche sistemico. La crescita dell'astensione, che troppo spesso dimentichiamo il giorno dopo il voto, è la spia di un malessere profondo, e questo malessere profondo è stato sicuramente agevolato, incrementato da leggi elettorali che hanno impedito ai cittadini di scegliere i propri parlamentari. C'è poi il tema delle liste acchiappavoti, c'è il voto unico che trascina in negativo con un elemento estremamente pesante nei confronti dei partiti minori. Per brevità, e poi chiudo per non rubare tempo ai vostri lavori, vedete, i partiti minori, quelli che stanno fuori dalle coalizioni, vengono sostanzialmente penalizzati tre volte. Entrano con un certo consenso in campagna elettorale, la prima tosatura avviene proprio attraverso la scheda, perché partirà una propaganda legata al cosiddetto voto utile, pensato sul collegio uninominale, ma che dà immediatamente effetto anche sul dato proporzionale.
Una seconda tosatura perché la percentuale ottenuta da quei partiti non verrà calcolata sul 100 ma soltanto sul 64% dei seggi in quota proporzionale, e infine attraverso queste liste a chiappavoti ulteriormente avvantaggiati i grandi partiti. Cioè, noi ci troviamo di fronte a una simulazione che io ho provato a fare, al fatto che è vero che si è abbassato al 3% rispetto per esempio anche a Consultellum Senato la soglia di sbarramento, ma 1 milione di voti, che sono circa il 3%, restituiscono 8-9 deputati nel prossimo Parlamento. Vuol dire che con oltre il 5% si farà fatica a costituire un gruppo parlamentare. Questo è, credo, un vulnus rispetto ai temi della democrazia parlamentare e le questioni che sono state dette. C'è un'ultima cosa su cui io sono molto convinto. Io sono stato eletto nelle liste del Partito Democratico, nella coalizione Italia Bene Comune. Io ho provato in questa legislatura a rimanere fedele agli impegni con gli elettori. Il nostro impegno era quello di abolire il Porcellum. Io non ho votato l'Italicum e non voterò Rosatellum, che del Porcellum è il fratello minore. Grazie. No, grazie.